Sottosegretario, mi scusi, le chiedo, non so se le hanno già chiesto in apertura, l'importanza dello sport soprattutto da un punto di vista educazionale, non solo per un profilo agonistico, ecco, per i giovanissimi. Ma io da quando mi sono insediata ho lavorato affinché lo sport possa essere di tutti, per tutti e in tutti i luoghi del nostro paese. Lo sport è sia per gli atleti che vogliono misurarsi e vincere medaglie olimpiche, ma lo sport deve essere radicato nella cultura del nostro paese perché attraverso lo sport possiamo promuovere stili di vita corretti e anche una filosofia che ci porta a capire che nel mondo ci sono delle regole, che queste regole vanno rispettate, un mondo che ci insegna che cos'è l'inclusione e la socialità e che insegna anche a chi è che è stato sfortunato e quindi ha avuto un incidente o si trova ad avere delle disabilità, che attraverso lo sport ha una seconda possibilità e lo sport ti dà un obiettivo nella vita. Il sottosegretario Sasso parlava dell'importanza di aprire nuove palestre, di concepirne nuove, soprattutto nelle strutture scolastiche, di introdurre nuove ore di educazione fisica. Quanto è importante questo come elemento di crescita anche personale e scolastico? Avendo vissuto lo sport in prima persona dall'età di 6 anni, posso dire che il nostro paese ha una carenza dal punto di vista dell'impiantistica notevole e senza una struttura è impossibile praticare sport. Attraverso il PNRR, ma anche attraverso il Fondo Sport e Periferia e delle progettualità con sport e salute, stiamo cercando di intervenire proprio per permettere a tutti gli italiani di poter praticare sport. Ovviamente è importantissima la formazione degli educatori, delle persone che si troveranno a far crescere i nostri figli, e così come è importante offrire a livello territoriale tutta una serie di servizi da mettere a disposizione degli organismi sportivi, ma anche di tutte le famiglie, per consentire di poter praticare sport. E poi la scuola è fondamentale e dobbiamo riuscire a stabilizzare insegnanti di scienze motorie dalla prima classe alla quinta. Un lavoro che dovrà essere fatto in sinergia con il Ministero dell'Istruzione, con il Ministro Bianchi e il sottosegretario Sasso. C'è stata subito una grande intesa, avallata anche dal Premier Mario Draghi, che è una persona estremamente sportiva e ha capito la valenza dello sport anche alla luce della pandemia, di quello che ci ha fatto vivere. Gentilissima. Grazie.